Eccoci qua, Laura. Sì. Allora, dai, raccontami un po', voglio sapere tutto di te. Allora, ti dico, io ho una grandissima passione per la radio. Cioè, la radio? Sì, la radio, io voglio fare la speaker. L'ho fatto già all'università, quindi ho scoperto questa passione. Parlo, sono una chiacchierona, parlo. Chiacchierone. I miei quattro aggettivi che mi descrivono. Te sento? Sì, sai. Già mi sta a buffare parole, come si dice così? A buffare. Sta a buffare parole. E comunque, insomma, quindi la passione è quella. Poi, diciamo, in un'altra vita, secondo me, io sono stata una cheerleader. Che? Una cheerleader. Che è la cheerleader? E le ragazze pompon. Io sono cresciuta col sogno americano della cheerleader che si fidanza col più bello, il più macio della scuola, più figo, tutte la invidiano, lei è magrissima, vediamo che si può fare. No, vabbè, fammi vedere un attimo come faresti la ragazza con pompon, mi tirate su. Dai, fa un po', com'era? Tipo, non lo so. Ma fallo un po' qua, vetrina. Ehi, vai, fatti vedere. F, E, D, E, R. Federico, vai! È tutto a posto, signor, non ti preoccupare. Tutto sotto controllo, mettete qua, va. Ci mancava solo la cheerleader. Guarda qua, qua aveva, dunque, Giovanni ha fatto la crisi, ma Lucia aveva 8 anni. Che piccolo, guarda che era. Guarda. Qui era sempre lui quello che organizzava le feste, no? Come adesso, no? Mi diceva, mamma devi fare questo, mamma devi fare quello. Stava sempre a pensare a mangiare. Io poi dicevo, Federica, ma tu mangi troppo, non ti preoccupare. E qua... 18 Oddio, anni, 18 te lo ricordi, anni. Letizia? Mamma mia! Guarda, no, le devo vedere. Aveva già iniziato a fare i suoi book fotografici. Ma pensa che sta camicia se l'era cucita lui, gli Swarovski, tutti uno a uno da solo. Letizia? Che guarda un po'. No, Angela, ma che ha tirato fuori? Ma però qua era, quando l'ho conosciuta era così, Baby, what's the rush? Questo dimostra il fatto che sempre è agganciato a me. Adesso scegliamo quali sono le migliori, mi dovete dare una mano. Questa ragazzi. Con la mamma sì, sicuro. Questa è bellissima. Questa con Letizia sì, no, perché è orribile. Ma siete voi la famiglia, Oddio. Col fratello. Ma sei sposata? Per carità, ma perché no, sto così bene, tranquilla, rilassata, non mi vedi? Quindi no. Sei single? Single da sempre. Che vuol dire da sempre, scusa? Cioè no, 28 anni, da sempre? Da sempre, cioè non ho trovato ancora quella persona che mi fa... Ma sei stata mai fidanzata, sì? Storielle, proprio scemità. Io non ho fidanzato perché, secondo me, l'amore è... perdersi completamente, cioè devi perdere la razionalità, non devi capire niente, cioè l'amore deve essere anche in grado di farmi perdere la fame, e ho detto tutto, non è arrivata quella persona che non mi ha fatto chiudere lo stomaco. E non hai neanche consumato? No, e non ho problemi a dirlo. Davvero? In diretta. Quindi sei vergine? Sì. No, vabbè, non ci credo, mi butto adesso sotto. No, è vergine, ragazzi. Per così poco, no. Ma che davvero, amore? Davvero, non sto scherzando. Quindi con sto look dovrai cercare la tua anima gemella. Ma chi è degno, però? Adesso, te stai un attimo, bella ferma, vieni indietro. Sì. Rilassate. Ecco qua, vai su, amore. Ok. Ci sono. Adesso, rimani in posa, guardate intorno, che stasera ti faccio trovare l'anima gemella. Addirittura? Eccoci qua, visto che già sei parrucchiere, lo sai che iniziamo prima dal celeste per poi passare al rosa. Ok? Sì. Allora, Giorgio, qua facciamo la decolorazione, mi raccomando, solo esclusivamente sulla radice, non andiamo sulle punte, ok?
Senti un po', ma com'è Tilde quando uscite? Una pazza. Beh? Sì, è come la vedi, vedi? Non è peggio. E come siete conosciuti? Ci siamo conosciuti... ad una festa. Essendo truccatore e parrucchiere, sono un po' nel mondo dei neomelodici e tutto. Lei, che poi è implicata tantissimo, la incontrai, vidi a sta pazza che dava i numeri là in mezzo. No, vabbè. E dissi, no, lei deve essere la mia amica. E tu da quant'è che fai il parrucchiere? 12-13 anni. Ah, vedi che bello vedere dei parrucchieri che vengono. Sì, ma che non giustamente... ci deve essere invidia. Questo è proprio, io l'ho fatto per la prova evidente, che tra parrucchiere non ci deve essere. Ma anche perché io dico una cosa, il parrucchiere, a dove si fa i capelli? Dal parrucchiere. Da un altro parrucchiere, mica ti fa da solo. Anche se il mio fidanzato era parrucchiere, io per la stima che provo verso di te ho detto io ci devo provare. E vabbè, la prossima volta porti pure il fidanzato tuo. Sì. Fai la base e rimani in posa. Per me non esiste l'invidia tra i parrucchieri. Certo, non la pensano tutti così, però per me magari tu sei più bravo di me a fare un'altra cosa. C'è solo da imparare.